Kira Tutolo, missionaria impegnata da 26 anni in Africa e da 15 in un progetto che nella cittadina di Berberati, Repubblica Centroafricana, aiuta i ragazzi di strada in uno dei paesi più poveri del mondo, torna a Pistoia per passare un periodo di visita e di riposo. La missionaria ha dedicato questa sua breve presenza pistoiese ad una serie di incontri aperti a tutti. Il primo si è tenuto sabato 15 ottobre alle ore 16 alla chiesa di San Piero ad Agliana, a cui è seguita la celebrazione della Santa Missa. Attraverso la sua viva testimonianza di impegno e amore quotidiani per i bambini e le famiglie centrafricane, Suora Elvira racconta le storie dei tanti bambini e ragazzi che con l'aiuto di giovani coppie ha tolto dalla strada in uno dei paesi più poveri al mondo, da poco uscito da una terribile guerra civile. Ecco, in questo momento la nostra difficoltà è proprio reale in questo senso. Non è che siamo riusciti noi a convincere i capi a rilasciare i bambini, però insomma abbiamo dato il nostro contributo e io parlo proprio della zona solo di Berberati. C'erano 5 generali, si chiamano così, 5 comandanti, ognuno di questi ne aveva una trentina di ragazzi. Insomma, il mese di maggio ci hanno un po' contattato, vogliamo rilasciare i bambini e noi adesso ne abbiamo incontrati 120. Di questi 120 usciti dalla foresta, quindi rilasciati da questi, che si fa? Allora, le famiglie Chisito ne hanno già, come dico sempre, tra figli della pancia e figli del cuore ne hanno già 12, quindi sono tutte squadre di calcio con la riserva, e come faccio? Gliene do ancora 2-3 bambini? Cioè, non è possibile. Poi io, incontrando questi 120, dopo che ne ho ascoltati 3 sul quarto, ho detto scusate, io vado via, insomma continuate voi, ho detto ai papà, perché le cose che raccontavano non riuscivo insomma a sopportare. Ho deciso però di tornare, perché se siamo stati lì mentre si combatteva, come non stare anche insieme per sostenere questo momento di ricostruzione?